Allora, amici, oggi parliamo dei VIP. Perché i VIP usano la metropolitana a New York? Spesso escono delle foto sia di giornalisti che da parte di semplici clienti della metropolitana, di VIP che prendono la metropolitana, e la gente dice: "Oh, ma che strano, com'è possibile? Lui così ricco prende un mezzo, diciamo così, normale", e via dicendo. Spesso abbiamo visto. Prendono la metropolitana e non l'autobus, c'è una differenza fondamentale, dopo ci arriviamo. Perché? Perché spesso abbiamo visto, soprattutto in Europa, foto di politici sull'autobus, che sono foto, tra virgolette, che servono a un po' populiste, nel senso servono a fare pensare che quella persona è umile, vicino al popolo, insomma, solamente uno con un'intelligenza molto bassa può farsi prendere in giro da queste foto fatte ad arte. Invece a New York. I VIP prendono davvero la metropolitana e non perché devono dimostrare che sono normali. I VIP sono gente con più soldi della media, quindi è chiaro che possono avere uno stile di vita che tutti non hanno. La verità è una sola ed è semplicissima, perché se devi muoverti a New York con l'automobile da un punto all'altro, se trovi tra traffico e semafori, spesso ci vuole veramente tantissimo tempo. Cioè, se io devo andare in un orario di punta, che ne so, da Times Square a Wall Street, ci metto molto più tempo che con la metropolitana. E quindi la metropolitana è lo strumento più utile, più veloce, più rapido, più conveniente. Tra le altre cose, qua non è come la metropolitana in Giappone, dove ti spingono dentro e state tutti schiacciati l'un l'altro. La metropolitana di New York è quasi sempre una metropolitana dove non c'è tantissima gente. Chiaro, nell'orario di punta c'è più gente, se ci sono problemi in metropolitana ovviamente c'è più casino, però in linea di massima si può dire che è una metropolitana in cui molto molto spesso riesci anche a sederti. Quindi non importa che tu sia il fondatore di Google e sia un ultramiliardario, se ti devi spostare a New York molto probabilmente conviene prendere la metropolitana. Ma io vorrei proprio tornare sulla metropolitana per farvi capire come in effetti la natura di New York. New York non sarebbe New York senza la metropolitana. Chiaro, si può dire per tante altre cose. New York non sarebbe New York senza i ponti, senza le grandi vie di comunicazione. Però la metropolitana è ciò che secondo me caratterizza in maniera assoluta e determinante una grande metropoli quale New York. La ragione, secondo me, è molto semplice e va ritrovata nel fatto che la metropolitana, che funziona 24 ore al giorno, certo, di notte le corse sono più, non sono così vicine l'un l'altro, è uno strumento incredibilmente e assolutamente democratico. Cosa voglio dire? Uno strumento che abbatte in una maniera fantastica la distanza tra centro e periferia. Permette a voi che abitate lontano di arrivare a Manhattan tranquillamente, senza alcun problema, senza alcun patimento, al costo di una corsa. Questa cosa è di un'importanza fondamentale, ragazzi, perché quando iniziate una vita nuova in una nuova città o quando arrivate in una nuova città, probabilmente voi non è che avete la macchina, l'automobile, non è che siete così solidi economicamente. Probabilmente siete come siamo tutti coloro che arriviamo qua, gente senza molti ricorsi, senza molti soldi, come si dice. Quindi avere una metropolitana che ti permette di prendere la casa un po' più distante, dove magari costa meno, andare al lavoro senza dover, con tempistiche piuttosto sicure, perché ovviamente a meno che non si rompa la metropolitana, non hai il problema del traffico. Quando, come prendi l'autobus, la metropolitana ti libera, è uno strumento di libertà. A New York collega veramente tutto, stanno continuando a creare delle nuove stazioni per arrivare davvero dappertutto. È veramente una benedizione la metropolitana. Ed è un sistema che, visto dagli occhi di un profano, quali sono i miei, di una complessità molto affascinante. Devo anche dire che se comparate la metropolitana di New York con altre metropolitane, potrebbe sembrarvi, lo dico con sincerità, un po' non così nuova, e non lo è.
molte fermate non sono nuove, molte fermate sono sporche. La metro, probabilmente essendo antica, non è sicuramente la metropolitana più bella del mondo, però è utile, è quella la sua cosa importante, ha un'utilità fondamentale, e lo capisci che è utile perché lo usano davvero tutti, come ho detto prima, dai ricchi ai super milionari, dai VIP agli artisti da strada, insomma, la usano davvero tutti. Conviene spesso farsi un abbonamento mensile o settimanale di corse illimitate, così uno senza problemi lo usa e va ovunque. Io ne sono assolutamente innamorato. Un'altra cosa che volevo dirvi, un'ultima cosa sulla metropolitana, c'è da dire che chiaramente molte persone anche a New York provano a fare i furbetti, cioè a scavalcare la metropolitana, come si chiamano, i tornelli senza pagare il biglietto. Non lo fate, guardate che bello questo scodì, non lo fate ragazzi, perché se lo dovessi, vedete che bello ragazzi, se lo fate, il problema vero secondo me è che molti poliziotti in borghese vi fermeranno e saranno poi problemi vostri, perché quando vi fermano non è che vi lasciano andare così tranquillamente senza farvi una bella multa, e probabilmente dovete andare davanti a giudice. Sono intanto veramente innamorato di questo piccolo scoiattolo che mangia con una dolcezza unica qua. Vabbè, andiamo avanti ragazzi. Io personalmente mi trovo bene con la metropolitana a New York, la uso spesso. Mi trovo meglio con la metropolitana che con Uber, io vado spesso in macchina, però sapete cos'è? Quando andate in macchina a New York, soprattutto a Manhattan, c'è un problema che mi infastidisce tantissimo, e cioè i semafori. New York è una città dove ad ogni incrocio c'è un semaforo, non ci sono rotatorie, rotonde, e gli incroci sono ogni 80 metri a un incrocio. Quindi a volte ti acchiappi la bella cosa dei semafori verdi, arrivi fino in fondo, a volte però veramente diventa una cosa che l'auto si ferma e riparte, si ferma e riparte, una cosa insopportabile. Invece quando state in metropolitana, bello, vi sedete, vi leggete un libro, giocate con lo smartphone. L'unico problema, che secondo me questa è una cosa penalizzante per New York, è che non in tutte le stazioni si prende internet e non in tutte le stazioni c'è il wifi, quindi spesso sarete scollegati dal vostro mondo con il cellulare, però questo ha i suoi pro e il suo contro. Sicuramente essere scollegati non è piacevolissimo, però diciamoci la verità, prendersi un po' di come si dice, di pausa dal fatto di stare sempre col cellulare a chattare, a vedere Instagram, a stare su Facebook, è qualcosa che comunque può fare piacere. Di notte, ricordate, come vi ho detto all'inizio, la metropolitana non ha quella stessa velocità che di giorno. Diciamo che di giorno su per giù una corsa ce l'ha ogni 5 minuti, massimo 10, però ogni 5 minuti, anche meno negli orari di punta, quindi di giorno è così, però di notte le corse sono tipo ogni 20 minuti. Non è un problema perché avete le varie app per controllare quando verrà la metro, quindi non dovete stare lì ad aspettare, potete scendere tranquillamente quando la metropolitana è arrivata. La metropolitana, l'altro problema che ci può essere è che ci siano dei barboni dentro. Questi barboni potrebbero a volte rendere inutilizzabili le carrozze, potrebbero emanare anche una puzza incredibile proprio per questa ragione, ma non dovete preoccuparvi perché di solito vengono pulite. Insomma, è un problema che a volte c'è, a volte però viene, la maggior parte delle volte viene risolto in maniera molto veloce. Concludiamo con questa che vedete qua sopra. Questa è la metropolitana rialzata, che significa fuori Manhattan, la maggior parte delle linee fuori Manhattan spesso sono rialzate, e questo è un qualcosa che vi permette di godervi anche una discreta panoramica che sinceramente fa sempre bene. Io vi consiglio la 7, la 7 viola, la J arancione, insomma sono metropolitane, e c'è anche la linea che va al Bronx, sono metropolitane estremamente panoramiche. Va bene amici miei, vi aspetto a New York, prenotate su miotel.com e veniteci a trovare il mio viaggio a New York nella nostra sede a Times Square. Ciao.